Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dell'Angolo Astronomico. Oggi abbiamo qui di fronte la costellazione dell'Orione, probabilmente per molti la costellazione più bella del cielo, probabilmente lo è in effetti, è talmente ricca di ammassi aperti, nebulose, oggetti stellari anche, quindi strutture stellari. È di una ricchezza straordinaria, quindi fra l'altro è molto brillante, perfettamente riconoscibile in cielo, contenente uno degli, se non l'oggetto per eccellenza del Deep Sky, cioè la nebulosa di Orione, M42. Insomma, si parla di una costellazione dalla bellezza straordinaria, che non ha bisogno di presentazioni per riconoscerla. Basterà vedere la brillantissima cintura di Orione. Si parla di tre stelle di magnitudine intorno al 2, anche inferiore, quindi veramente estremamente brillanti. Abbiamo Betelgeuse o Betelgeuse, dipende da come la si vuole leggere, che è una delle stelle delle supergiganti rosse più famose del cielo e più visibile. Abbiamo Rigel, che è una stella, una super gigante azzurra bianca, che è una delle stelle più brillanti del cielo. Abbiamo appunto la cintura di Orione, abbiamo la spada di Orione con M42. Insomma, abbiamo tantissimi, abbiamo una forma che ricorda veramente il cacciatore Orione, quindi con la testa, le due spalle, abbiamo la struttura dell'arco con le stelle Eta Orionis, abbiamo la cintura, la spada e le due gambe Saif e Rigel. Adesso Orione viene giustamente associata a M42, M42 che si trova in questo punto, quindi basterà semplicemente trovare la cintura di Orione, che sono queste tre stelle, è uno degli asterismi più famosi di tutto il cielo, è anche estremamente brillante. Sotto la cintura di Orione abbiamo la spada, che sono queste tre stelle verticali. Quella centrale in realtà non è una stella, ma è una specie di nuvoletta. Vediamo di centrarla. E abbiamo qui la famosissima nebulosa di Orione, un oggetto assolutamente spettacolare da vedere, uno dei più spettacolari da osservare al telescopio, visibile ad occhio nudo, ma visibile anche al binocolo. Fra l'altro, una cosa importante, perché molti credono che l'M42 sia straordinariamente osservabile al telescopio, al binocolo, se voi lo osservate con un buon binocolo, un binocolo con una buona apertura, e un cielo estremamente buio. A me è capitato d'inverno in montagna, in una passeggiata notturna all'interno della foresta, mi sono portato appresso il binocolo perché il telescopio era effettivamente scomodo, e osservare la nebulosa dell'Orione in un cielo limpido di montagna d'inverno, quindi quando non c'è il calore della terra che disturba, e soprattutto a una certa altezza sopra il livello del mare, quindi con meno atmosfera, vi assicuro che è un'esperienza straordinaria e stupefacente quanto sia ampia, quanto sia vasta la nebulosa dell'Orione. Da un cielo, ripeto, da un cielo di condizioni ottimali, poi al telescopio rivela le nervature, rivela delle caratteristiche assolutamente meravigliose. Quindi M42 è certamente una nebulosa che deve essere osservata, è uno degli oggetti prediletti dagli astrofili, dagli astrofotografi, dai visualisti, da chiunque, perché è veramente una meraviglia. Vicina a M42 abbiamo M43. M43, che è una piccola nebulosa, è questa sopra, è una piccola nebulosa circolare vicinissima ad M42, è molto meno brillante, che però diciamo è un altro oggetto, è un oggetto diverso, soprattutto per i collezionisti del catalogo degli oggetti del catalogo di Messier. È comunque un altro oggetto da guardare, da osservare, è abbastanza brillante per essere vista senza alcun problema. Naturalmente M42 prende la scena, però
anche M43 può essere osservata facilmente e siamo nella stessa zona. La spada, la zona della spada dell'Orione è fra l'altro uno degli oggetti, una delle zone più ricche della costellazione. Vedete queste 1, 2, 3, in realtà qui abbiamo il famoso trapezio, che sono quattro stelle disposte a forma di trapezio, che qui la luminosità è talmente alta che purtroppo non si nota, queste sono le impostazioni di Stellarium, non si nota, però ripeto, è effettivamente una bella scena, cioè una zona di formazione stellare, quindi insomma si troveranno diverse piccole stelline che appunto sappiate che sono stelle estremamente giovani. La zona appunto della spada dell'Orione sono queste tre stelle, abbiamo Cassia, abbiamo Phi Ori, Orionis, scusate, e Misan Batil. Si parla appunto di una zona, la spada dell'Orione, ricchissima di stelle, così come la cintura dell'Orione. Se voi guardate qui vi accorgerete che se osserverete la cintura dell'Orione al binocolo o al telescopio, ma sono osservazioni che si possono fare tranquillamente anche al binocolo, vi renderete conto della ricchezza del campo stellare che c'è passando da Anitaka ad Alnilama Mintaka. Sono tre stelle straordinariamente brillanti, quindi non ci saranno mai problemi di riuscire a scorgerle. La cintura dell'Orione e la spada dell'Orione sono chiaramente le due zone più famose di questa bella costellazione, di questa stupenda costellazione che veramente riserva tantissime, tantissimi oggetti extrastellari. Una terza zona di cui vi vorrei parlare però, e adesso andiamo un attimo sul meno classico, è la testa dell'Orione. La testa dell'Orione in cui c'è effettivamente un ammasso aperto, è effettivamente un ammasso aperto, che è quello di Meissa. È una zona molto bella, anche questa da osservare, perché è molto ricca. Sono stelle piuttosto luminose e osservata appunto al binocolo o anche al telescopio, ci si rende conto di avere a che fare con una zona stellare speciale, particolare. È ricchissima, i colori delle stelle della testa dell'Orione sono molto belli, quindi se doveste osservare la testa dell'Orione, quindi spostandovi da M42 e M43, la cintura dell'Orione, se poi doveste decidere di osservare la testa dell'Orione, sappiate che è una zona meravigliosa. Provate a concentrarvi sui colori delle componenti stellari, sono veramente belli e diversi, sono differenti, quindi cercate di concentrarvi sulla varietà dei colori presentata. Un'altra zona che a me piace molto della costellazione dell'Orione è l'arco, quindi la zona delle varie Eta Orionis. Abbiamo Eta 1, 2, 3, 4, quindi da qui la prima al Taj 1, 2, 3, 4, 5, insomma siamo e poi 6, sono è l'arco dell'Orione, quindi abbiamo Altaj, Tapit che è la centrale, che però è sempre Eta 3 Orionis. Anche quella dell'arco è una zona molto interessante, molto piacevole, perché il campo stellare si impoverisce nettamente, però l'arco, perché risulta al di fuori della zona più ricca, della zona, vedete, dove passa la Via Lattea, quindi qui ci sono, diciamo, gli strascichi. L'arco risulta al di fuori, lo vedete qui, ecco qui, c'è la Via Lattea, qui c'è l'Orione, quindi nella parte esterna alla Via Lattea, ma ancora molto ricca. L'arco invece risulta al di fuori, tuttavia presenta proprio la zona dell'arco una certa ricchezza di stelle molto 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 piacevole e interessante. Da menzionare l'ammasso 1662, è un ammasso aperto, ben visibile nella parte alta dell'arco dell'Orione, quindi se volete potete farvi anche un giro qui. È un ammasso aperto abbastanza piacevole che rispecchia appunto la ricchezza della zona dell'arco dell'Orione. Adesso andiamo a vedere altre
altre cose interessanti, ma più difficili, ecco. Quindi, sempre col binocolo si può scorgere un altro oggetto del catalogo di Messier. Stiamo parlando di M78. M78 è una nebulosa nell'Orione. Allora, se noi andiamo a guardare qui, ecco, si vede qui la nebulosa dell'Orione, del M78. Allora, M78 si trova in una zona relativamente buia, siamo fuori dalla spada, fuori dalla cintura. Ricordiamo, le zone più ricche dell'Orione sono la testa, la spada, la cintura. E a me piace molto anche osservare l'arco, sono delle belle componenti stellari. Quindi M78 si trova leggermente al di fuori da queste zone qui. Tuttavia abbastanza facile, perché se noi partiamo da Alnitak, vediamo qui due stelle piuttosto brillanti, sono stelle che non si tarda a vedere. Ok, sono due componenti stellari molto molto visibili, ben visibili, così come queste due. Queste due stiamo parlando di magnitudine 7 e 8. Per la nebulosa M78 io consiglio di utilizzare il binocolo perché la luminosità di superficie è abbastanza povera, è abbastanza bassa. Ecco, la luminosità di superficie siamo a 12, quindi non è molto ben visibile. È un oggetto abbastanza difficile e per vederlo dovrete aspettare una condizione atmosferica e celeste favorevole, quindi un buon cielo sarà necessario per osservare M78. Con un binocolo, secondo me, a campo largo, è più facile riuscire a scorgerla perché se il cielo è bello scuro si riesce a vedere la differenza, il contrasto fra M78, la nebulosa M78 e il fondocielo. La nebulosa è molto vasta, ha dei confini marcati da una parte, un po' più sfumati da un'altra, è comunque ben visibile, ripeto. Per vederla dovete aspettare cieli bui. Cieli ancora più bui li dovrete aspettare per poter osservare la nebulosa testa di strega. E vicino a Rigel, se noi togliamo qui l'effetto dell'atmosfera, vedete qui compare una nebulosa. La nebulosa è appunto la nebulosa testa di strega, perché ha probabilmente il nasone, eccetera. Sì, è esattamente il contrario, cioè questa, qui c'è la linea, l'occhio malefico, il nasone e poi il mento. Quindi segue appunto il profilo un po' della testa di strega, e al confine con la costellazione dell'Eridano, se non addirittura nella costellazione dell'Eridano, la nebulosa testa di strega è una nebulosa molto vasta. Per i visualisti è un oggetto estremamente difficile. Stiamo in una zona di cielo piuttosto ricca e riuscire a vederla è difficile, è effettivamente molto difficile. Quindi è più per un oggetto per gli astrofotografi. Gli astrofotografi potranno riprendere la nebulosa testa di strega in modo più facile, in modo più semplice, con i giusti strumenti, con le giuste tecniche che gli astrofotografi conoscono. La nebulosa di testa di strega può essere ripresa senza eccessivi problemi. Un ulteriore oggetto difficile, questo è secondo me visibile solo ad occhio nudo, è l'anello di Barnard. L'anello di Barnard, che è un oggetto che non conosce quasi nessuno, è una sfumatura presente in questa zona, quindi che parte praticamente da Rigel, probabilmente si conclude, diciamo, nella nebulosa testa di strega e va a cerchio a circondare tutto quanto, quindi include M78, include la cintura di Orione, include la spada di Orione, fino ad arrivare a questa zona. Si chiama anello di Barnard ed è visibile, appunto, ripeto, ad occhio nudo. Con qualsiasi tipo di strumento è difficile. Se volete riprendere l'anello di Barnard, dovete fotografare la costellazione dell'Orione a lunga posa sotto cieli estremamente bui,
E allora probabilmente l'anello di Barnard verrà fuori. Per i visualisti ad occhio nudo, se siete fortunati, se riuscite ad aguzzare la vista, riuscirete anche a notare questa sfumatura qui che sta attorno alla cintura dell'Orione. Adesso menzionerò un ultimo oggetto, anzi, che sono in realtà due, ma sono talmente vicini che sono praticamente menzionabili insieme, e stiamo parlando della nebulosa Fiamma e della nebulosa Testa di Cavallo. Siamo nella cintura di Orione, siamo su Alnitak. È una bellissima stella doppia, ripeto, la cintura di Orione è una zona estremamente ricca, estremamente luminosa, questo crea il problema. Cioè, la forza di Alnitak, che è una stella, come vedete, a magnitudine 1,85, è talmente luminosa che queste due nebulose le fa sparire, se le assorbe lui. Quindi abbiamo la nebulosa Fiamma, è questa, chiamata nebulosa Fiamma perché appunto ricorda le fotografie, le sue fotografie ricordano una fiamma accesa. E la nebulosa Testa di Cavallo è questa, è un'altra nebulosa estremamente famosa, strafamosa, fotografata da più non posso. Vedete qui la testa di cavallo che sorge. Si parla di oggetti che per i visualisti sono praticamente impossibili da vedere, cioè si potrebbe vedere una leggera sfumatura su Alnitak, intorno ad Alnitak, ma con forte immaginazione, diciamo che Alnitak è talmente luminosa che la sfumatura la si vede comunque, basta un 1% di umidità che attorno ad Alnitak, vista la sua forza, vista la sua luminosità, si forma un alone di luce. Quindi ecco, vedere in visuale queste due nebulose è difficilissimo, ma se volete fotografare Alnitak a lunga posa, beh, allora probabilmente con una post-produzione verranno fuori anche queste due nebulose, la nebulosa Fiamma e la nebulosa Testa di Cavallo. Io spero di avervi, non so, avervi stimolato a controllare, ad osservare l'Orione anche al di là di M42, che pure è una nebulosa di cui non ci si stanca mai. Io la sto già aspettando, insomma, da mesi, perché comunque è un oggetto meraviglioso. C'è M42 sull'Orione, ma potete divertirvi quando l'Orione vi sta davanti, vi potete divertire tranquillamente osservandolo anche sotto altri aspetti. Non ho menzionato la parte più alta dell'Orione. Vedete, faccio vedere dove si estende il braccio più alto dell'Orione. Insomma, anche qui ci sono degli oggetti che non sono. Abbiamo per esempio qui un ammasso aperto che è estremamente divertente, che si chiama Albero di Natale. Ora vi faccio vedere, perché appunto è proprio un ammasso aperto che la cui forma ricorda un albero di Natale. Se voi guardate, ora qui con Stellarium le forme si perdono un po', perché fa vedere un po', viste le impostazioni che ho messo, fa vedere un po' troppe stelle, però quando lo si guarda ricorda effettivamente la forma di un abete. Poi ci sono comunque degli oggetti, altri oggetti, guardate, magnitudine 6,80, magnitudine, luminosità di superficie 14, però comunque ci sono degli oggetti, guardate qui, NGC 2141 per esempio, siamo sono degli oggetti extrastellari che possono essere osservati anche a chi possiede appunto in questo caso un telescopio e lo strumento giusto, lo strumento adatto. Insomma, quando avrete di fronte l'Orione, io mi auguro che non vi fermerete più solo a M42, andrete alla ricerca di qualche oggetto, magari un po' più difficile, che però comunque vi darà la soddisfazione di dire: eppure sono riuscito a vederlo. Io vi auguro cieli sereni, mando un abbraccio a tutti, vi aspetto nell'angolo astronomico, nel nostro sito internet per leggere altre notizie, per vedere altri video. Se vi è piaciuto il video mettete il mi piace, il vostro mi piace,
Iscrivetevi al canale per essere aggiornati sui prossimi video. Se volete potete iscrivervi anche al sito per ricevere direttamente tramite email le nuove pubblicazioni. Un abbraccio a tutti e cieli sereni.